Questo è il risultato dei primi sopralluoghi fatti al mio arrivo perché questa palazzina aveva una destinazione diversa, cioè nata per esigenze durante il periodo Covid, e quindi l'abbiamo identificata subito come una palazzina che ha, diciamo, con caratteristiche idonee per accogliere la terapia intensiva. Cosa che abbiamo fatto attraverso un colloquio con il dottor Oliveri siamo arrivati a questa soluzione, e, e questo è stato un, un bel passo in avanti sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista tecnologico, perché la palazzina è di grande pregio qualitativo, consente di liberare spazi all'interno del plesso principale, che sarà l'obiettivo di Step 2 fra una decina di giorni, in cui daremo nuovi spazi al pronto soccorso e quindi una soluzione molto più consona alle esigenze dell'utenza. Dell Stiamo differenziando il carico di lavoro sulle apparecchiature, in modo tale che ci siano apparecchiature dedicate per esigenze specifiche. Vedi per esempio una TAC dedicata al pronto soccorso, così come TAC dedicate ai degenti, in maniera tale da liberare quanto prima possibile il posto letto e quindi renderlo disponibile sia per ricoveri lettivi che per ricoveri che arrivano dal pronto soccorso. Nonché un attacco in questo edificio che sarà disponibile non soltanto per i ricoverati di terapia intensiva, ma anche aperta all'esterno per favorire quanto più possibile l'abbattimento delle liste di attesa. Questo è il, il terzo step: perché l'attuale pronto soccorso, che si trasferirà fra dieci giorni, libererà a sua volta degli spazi, questi spazi saranno ristrutturati per renderli nuovamente disponibili per l'oncologia. Quindi. Contiamo, diciamo, entro settembre di avere l'oncologia nuovamente qui a Lumberto I. Spostamento del nuovo pronto soccorso. Cosa cambia per i pazienti e i familiari? E soprattutto quanti medici saranno in servizio al nuovo pronto soccorso? Allora, per quanto riguarda i servizi al, all'utenza, voi avete letto che abbiamo aperto tanti servizi all'utenza sia dal punto di vista informatico che dal punto di vista organizzativo. Qui ci saranno eh, spazi eh, doppi se non tripli rispetto a quelli attualmente occupati dal pronto soccorso, eh, avremo sale d'attesa consone per un'attesa dignitosa dei parenti, dei, dei pazienti, ci sarà altra tecnologia a servizio degli, degli utenti e i medici saranno sempre implementati, l'ho fatto sin dai primi giorni del mio insediamento. Sono arrivati circa una quindicina di medici che abbiamo dedicato al pronto soccorso ed è un'attività che non stiamo fermando. Consigli e raccomandazioni per un accesso responsabile al nuovo pronto soccorso? Questo, indipendentemente dal pronto soccorso, è un percorso che dobbiamo fare insieme alla collettività. Il pronto soccorso deve essere utilizzato in modo congruo, però, per chiedere alla collettività di fare questo, dobbiamo essere molto più performanti sul territorio. Quindi. Se riusciremo in questo obiettivo potremmo chiedere alla collettività di utilizzare il pronto soccorso soltanto nei casi, nei casi realmente gravi.